Solo alcune opere, le più straordinarie, meritano di consegnarsi all'umanità. Il vino è una di queste e noi siamo qui per raccontarvelo. Benvenuti in Toscana, siamo a Riparbella, in provincia di Pisa, da Caia Rossa. La loro storia inizia nel 1998 e fin da subito qui si è deciso di sposare i principi dell'agricoltura biodinamica. La svolta decisiva avviene nel 2004, anno in cui diventa di proprietà della famiglia Albada Jägersman, e gli occhiali che vedete alle mie spalle sono un omaggio dei figli al padre Eric. Grazie alla loro esperienza ultradecennale in due Grand Cru Classé, in Margaux, Bordeaux, Francia, con Château Giscou e Château du Tertre, Caia Rossa entra definitivamente a far parte del mondo dei vini di alta qualità. Immagino il nome Caia Rossa come il matrimonio perfetto tra Gaia, madre di tutti gli dei, dea della fertilità, dea della natura, e le terre rosse che contraddistinguono questi suoli. Ma parlare unicamente di terra rossa è estremamente riduttivo. Lavoriamo biodinamica dal 1998, per noi è molto importante avere dei suoli sani, dei suoli vivi che abbiano uno stretto legame, un contatto tra le piante equilibrate, che diano grappoli di qualità per avere vini di qualità. I terreni che troviamo a Caia Rossa sono diversi, abbiamo molta diversità, abbiamo delle argille, delle sabbie, abbiamo delle incursioni di calcare, abbiamo del diaspro e del basalto. Abbiamo 47 parcelle diverse che danno chiaramente un mosaico di parcelle. Fin da subito abbiamo deciso di fare uno studio approfondito sui suoli. Questo ci ha permesso di caratterizzare ogni parcella in funzione della microzona e del microclima, al fine di avere la miglior materia possibile che ci permette di portare la miglior materia prima in cantina. L'azienda si estende su 70 ettari totali, di cui 31 vitati, in un microclima ricco e unico. Oltre ai suoli, anche le varietà sono molteplici e di impronta internazionale. A Bacca Rossa troviamo il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Syrah, Grenache, Merlot, Petit Verdot e Sangiovese. A Bacca Bianca lo Chardonnay, il Viognier e il Petit Pansin. Un'altra particolarità è la scelta architettonica che caratterizza questa azienda. Qui siamo all'interno della cantina di Caia Rossa. Si sviluppa su 4 piani ed è stata studiata appositamente così proprio per andare a sfruttare la forza di gravità. Questo ci permette di evitare qualsiasi stress meccanico alle uve, soprattutto nei primi delicatissimi processi di vinificazione. Progetto architettonico della cantina trae ispirazione dalla disciplina orientale del Feng Shui, che regola esposizione, colori, materiali, ma soprattutto energia. Il fulcro ruota tutto intorno alla luminosità ed è per questo che le pareti che vedete sono gialle. Grazie a queste particolarità architettoniche facciamo parte del progetto Toscana One Architecture, che racchiude soltanto 14 cantine. E la magia continua là dove l'uomo accompagna la perfetta maturazione del vino. Dopo un'attenta selezione, solo le migliori uve arrivano in cantina. La nostra filosofia è quella di sposare la parcellizzazione che arriva dalla vigna. L'obiettivo è quello di esaltare al massimo le caratteristiche del varietale. La tradizione di Caia Rossa è quella di sviluppare vini in blend che affinino il legno. Il suo utilizzo equilibrato ci permette di aumentare la complessità dei nostri vini. La gamma dei nostri vini prevede 3 vini rossi e 2 vini bianchi. Il Pergolaia è un assemblaggio di Sangiovese, Merlot e Cabernet Franc che fa affinamento in botte grande e in piccola percentuale in barrique. Aria di Caia Rossa è l'espressione dei vigneti più giovani di Caia Rossa, è un assemblaggio di 5 varietà che fanno affinamento in barrique per 14-16 mesi con un 20-25% di legno nuovo.
Caia Rossa è la nostra espressione del mosaico di terreni di Riparbella, è un assemblaggio di 7 varietà che fanno affinamento in barrique con un 30% di barrique nuove per 16-18 mesi. Caia Rossa Bianco è un assemblaggio di Chardonnay e Viognier che fanno fermentazione e affinamento in legno ed in cemento per circa 10 mesi. Oro di Caia Rossa è la nostra vendemmia tardiva da uve Petit Manseng in produzione limitata che fermenta ed affina in barrique per 10 mesi. Tracciare una linea definita fra poesia e tecnica è impossibile. Da Caia Rossa si vive il vero lusso della natura.